pur passando dal corteggiare una donna all'altra, una ragazza all'altra, lui torna sempre da lei, l'unica che da 20 anni non può avere. Per quale motivo? È masochista? Ti ama segretamente, ma intanto va a pascolare in giro? Qual è il mistero delle cose che desideriamo e proprio perché le desideriamo e non possiamo averle rimangono vive dentro di noi, spesso purtroppo molto a lungo? Lo vediamo insieme qui con me, dopo la sigla. Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti insieme a me su questo canale che sta diventando sempre più grande e bello, motivo per il quale se non lo conosci puoi sbirciare tutte le playlist per andare a vedere i miei video dai quali puoi riprendere potere all'interno della tua vita e delle tue relazioni. Per tutti quelli che non sono iscritti vi invito ad iscrivervi perché fa bene, mettete un like al video, commentatelo soprattutto se non siete d'accordo con me, anche perché oggi trattiamo un argomento che così parrebbe partire in leggerezza, ma che secondo me nasconde un senso molto più profondo che spesso ci crea problemi nelle relazioni e nella nostra vita emotiva. Vita emotiva che viviamo prima con noi stessi e poi ovviamente che trasportiamo sugli altri. Ricevo questo messaggio, ve lo metto qui in sovraimpressione, quindi anche oggi un video del comment contest. Ti ricordo che mi trovi anche sulle altre piattaforme e che se lasci un commento con una domanda interessante posso selezionarne alcuni per fare dei video di risposta da mettere qui su YouTube nel comment contest, oppure su Instagram ti metto il mio profilo ogni 15 giorni in box domande per avere una risposta rapida. Chiaramente tutti i miei contenuti illustrano anche la mia professione di personal coach e motivatore. Da 25 anni mi occupo di coaching relazionale, trovi tutte le informazioni su di me su amoreimperfetto.com. ho creato dei corsi, dei workshop, tutti in streaming da vedere e rivedere per stare meglio e riprendere potere. Ovviamente il più amato ad oggi è una gara dura, tra seduttivamente e alchimisticamente. Vuoi sapere che cosa sono i contenuti? Vai sempre sul mio sito. Dunque, tanti anni fa io trovai un concetto legato a questa domanda dove una ragazza mi chiede: lui è invaghito di una donna, di una ragazza, mi viene il dubbio che sia quella che mi scrive questo commento, però passa da un fiore all'altro, ma nonostante questo rimane vivo il suo desiderio per lei, l'unica che non può avere. Mi spieghi perché? Mi spieghi questo meccanismo? Come vi dicevo, non tantissimi anni fa, forse 10 o 15, devo aver trovato questo concetto espresso sul libro molto carino Gli uomini vengono da Marte e le donne vengono da Venere. Uno degli esempi riportati dall'autore proprio per spiegare in maniera semplice come funzionano i meccanismi maschili e femminili. Ragazzi, una cosa per favore, per quanto la società stia cambiando, in Italia, in Occidente siamo in un modo, in altre parti del mondo sono in un altro, chi ha viaggiato lo sa, ci sono delle cose che per quanto si avvicinino e per quanto sia importante anche avere pari diritti, ma ci sono delle condizioni di tipo biologico e filogenetico che comunque rendono diversi i meccanismi maschili da quelli femminili a grandi numeri, perché vi ricordo che la statistica è su questo che si basa. Quindi sì, ci sono dei comportamenti che sono più tipicamente maschili, se non altro perché influenzati dai loro ormoni molto spesso, che sono diversi in tipologia, quantitativo e modalità produttiva da quelli delle donne. Quindi non sono generalizzazioni e nonostante il mondo sicuramente nel bene o nel male stia progredendo, ci sono delle differenze che non cambieranno mai. Detto queste, alcune sono ben spiegate nel mio corso Seduttivamente per imparare a non prendere più fregature e a sapersi comportare con gli uomini come con le donne, e alcune cose carine erano appunto riportate in questo testo dal quale prendo spunto: gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere. Veniva fatto un esempio, mi pare che fosse questo il libro, però ne sono sicura al 92%, potrei sbagliare, ma l'aneddoto è importante. L'aneddoto dice questo: se tu metti un uomo su un'isola deserta ed è l'unico uomo e su questa isola tutte le altre sono donne e poco a poco si concedono tutte tranne una,
lui continuerà a desiderare non quelle che ha già posseduto, per quanto siano state brave, amorevoli, abbiano dato emozioni, sensazioni, una bella prestazione, ma lui continuerà a desiderare l'unica che non si è resa disponibile. Quindi, quando verrà tolto dall'isola piena di donne e messo da solo su un'isola a pensare, a chi penserà lui? A quella che non si è concessa, all'unica donna che non ha potuto avere. Perché vi faccio questo esempio? Beh, innanzitutto per rispondere alla ragazza che mi ha lasciato il commento, il fatto che un uomo passi da una frequentazione a un'altra è legato a tanti fattori. Se tutti gli uomini potessero farlo e avessero le capacità comunicative e seduttive per farlo, lo farebbero perché è nella loro natura. Non prendetevela, altrimenti riguardate la prima parte dove vi ho spiegato delle cose molto importanti per capire in maniera intelligente come funzioniamo. Chi non ci riesce perché o non ha sviluppato le skills o ha degli aspetti, dei tratti di timidezza, di ansia, di altro che quindi non gli rendono facile questa cosa, oppure non trova le occasioni magari perché non se le sa creare. Ma in linea generale, fino a che un uomo non è coinvolto sentimentalmente, e questo avviene nel tempo, a mezzo di investimenti personali, scoperti dentro se stesso con tutto, la calma, l'autonomia senza pressing, vi dirò di più, non ha niente a che fare con la parte sessuale, con l'intimità, non volevo dire sesso, se no mi abbassano il video, ormai l'ho detto. Contrariamente a quanto si pensi, l'uomo non viene sedotto dall'aspetto sessuale. L'uomo, se si innamora per meccanismi suoi di una persona che spesso e volentieri potrebbe anche non concedersi. Quindi fate il vostro gioco, signori, è tutto spiegato in Sedutivamente. Se vi piace l'idea di far innamorare una persona, è possibile se ci sono delle buone basi, ripeto, trovate tutto nel corso se lo volete fare. Quindi, fino a che non scatta qualcosa di più profondo legati ai contenuti emotivi, l'uomo ha delle pulsioni molto forti legate invece alla spinta sessuale, che una volta esaudita, fine. Anche la persona più interessante, quando l'uomo è riuscito a conquistarla, a parte che la vasopressina si abbassa, quindi probabilmente lui ha addirittura voglia di allontanarsi, ok? Ma in generale quell'oggetto di desiderio non è più oggetto di desiderio. Desidera significa senza stelle. Quindi il desiderio presuppone che cosa? Una mancanza, perché una cosa non ce l'hai e la vuoi. Quindi rispetto al fatto che lui fa il farfallone con tante persone, direi ordinaria amministrazione. Vi ricordo, molte persone in consulenza rimangono spesso, come dire, dispiaciute dal fatto che alcune considerazioni, magari mie antipatiche, però poi nel tempo si trovano a dover ammettere che sono vere e reali. Per esempio quella che un uomo normale, con una buona capacità comunicativa, con una buona capacità seduttiva, ripeto, non con dei limiti, che anche su quelli ci si può benissimo lavorare, generalmente ha più conoscenze, intrattiene più frequentazioni, quindi non offendiamoci quando cadiamo dal pero pensando di essere le uniche. Una donna difficilmente è l'unica, come un uomo difficilmente è l'unico. Parliamo ovviamente di persone attive, proattive nelle relazioni, non parliamo di chi è evitante o ha deciso che per un momento non vuole avere niente a che fare con nessuno, oppure è eccessivamente permaloso, timido o ha dei tratti che gli rendono difficile la relazione. Questo non vuol dire avere un disturbo, attenzione, vuol dire avere un coping o una strategia che è più funzionale alla solitudine che all'interazione. Anche su questa ci si può lavorare. Ora, per concludere, spero che la persona che mi ha fatto la domanda abbia capito la risposta, ma spero che, voglio concludere con questa parte finale, che tutti abbiano capito il concetto importantissimo che va ben oltre la leggerezza di questa video risposta e del senso del seduttore o di quello che non puoi avere. Ora, la parte seria è legata a quanto un desiderio può tenerti lì. Perché se io semplicemente sto giocando e vedo l'unica che non me l'ha data e la vorrei anche da lei, ok, è un conto, nel frattempo gioco, mi vivo la mia vita, cosa che probabilmente fa anche il soggetto di questo messaggio, quindi non è in un angolo a struggersi d'amore e mi viene da dire meglio così. Ma io vorrei invece in questo momento prestare attenzione a tutta l'altra fetta di quelle persone che nel desiderare
stanno invece in un angolo a struggersi d'amore. Questo succede agli uomini, più facilmente succede alle donne, e il desiderio può diventare qualcosa di molto 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 pericoloso. Se fa l'upgrade in una nostra zona emotiva legata a ferite e bisogni, può diventare pensiero desiderante, e questa è una trappola molto molto rischiosa. La psicologia descrive bene il pensiero desiderante in una forma quasi, passatemi il termine metaforico, delirante, nel quale io fantastico che cosa succederà e come sarà la mia vita quando io avrò quella persona, quando io realizzerò determinate cose sempre pensate, desiderate, legate a un mio trailer mentale, quando le realizzerò insieme a questa persona. Il desiderio, abbiamo già detto, che tiene viva una situazione pur se inesistente, di valore zero oggettivamente nella realtà, ma il pensiero desiderante è peggio ancora, innanzitutto perché è prodotto da te. Tutte le volte che io fantastico su una persona, sulla possibilità di avere una vita sicuramente migliore di quella che ho, ecco perché sto desiderando, perché non sono soddisfatto di questo, di quello che ho, e questo lo spiego bene nel corso Da Zero ad Amarti. Spesso lo svisceriamo nelle prime 3 sessioni di coaching strategico, vengono fuori tutte quelle linee che ti fanno andare dritto a desiderare ed incastrarti in situazioni dalle quali non ottieni niente. Perché? Perché di base probabilmente abbiamo delle insoddisfazioni. E perché? Perché, ripeto, se volete entrare in contatto con me lo vediamo subito quali sono i punti che vi fanno fare questo tipo di scelte. Il pensiero desiderante in questo è il collante con quella fantasia malata che non solo vi lascia il pallino di volere una persona, ma vi fa costruire un'intera vita emotiva sulla possibilità che voi continuate ad attendere da quella persona. E il tutto non è solo immaginato, perché altrimenti sarebbe proprio un delirio. Il tutto invece è condito da degli step di contatto con queste persone. Quindi tutto ciò apre la porta, anzi li mette proprio seduti nel salotto, a tutti quei soggetti che vi chiamano ogni tanto, che sono intermittenti, che ci sono e non ci sono, che magari dicono di stare insieme a voi però non vi danno niente. Questo è ancora più pericoloso, perché almeno in un delirio completo la realtà non esiste, ma quando io ho dei pezzi di realtà, dei pezzi di relazione, quindi parzialmente questa persona purtroppo ce l'ho, allora tutto il resto sul quale io fantastico sarà quello che mi farà andare bene quella schifezza. Sì, ragazzi, perché quando iniziate ad amarvi e vi rendete conto come sono davvero fatti i rapporti giusti, non solo d'amore ma anche di amicizia, quelli dove abbiamo scambio, quelli dove facciamo condivisioni di vita insieme, che cos'è che lega le persone? Lo spiego sempre: condividere esperienze di vita insieme. Non condividere il letto, non condividere una chattata, non condividere una pizza ogni 15 giorni magari strappata malamente, o una notte dove dormite insieme per errore o perché magari semplicemente non ha voglia di tornare a casa quella sera, ma tutte le altre sì. Allora, speriamo che questo video abbia fatto chiarezza ed, essendo partito da un argomento leggero, però abbia poi stimolato in voi una riflessione molto importante, non per altro, ma per amarvi dal profondo e riprendere potere su chi non vi rispetta. Per entrare in contatto con me, amoreimperfetto.com. Di nuovo, amatevi dal profondo. Alla prossima.